ragazzi, noi siamo i posti fissi, non ci fa niente nessuno, state tranquilli. La storia di questo film. Dunque, innanzitutto è... Poi pagando 8 euro saprete com'è. Ma raccontare la trama di un film è sempre problematico. Però quando è una cagata come quella che faccio io, si dice in due parole. Un lavoratore in mobilità viene messo a dura prova. Un cast straordinario, ma poi veramente, anche per il fatto che costano veramente poco rispetto a me e rendono tanto. Checco è molto geloso di questo film, non vuole far sapere nulla a nessuno, è stato girato in soli 15 settimane, poco costoso. Girato in Norvegia, a Roma, in Calabria, in Africa, con molti mezzi. Già, sai che già ancora tu sei povero. Quanto hai speso già in un giorno? In un giorno? Poco. Qualche centinaio, vabbè. 100.000 euro in un giorno. È tutto lui qua, costa tanto. Valeria è una donna molto forte, è una ricercatrice che ha girato tutto il mondo. La conoscenza di Checco la fa in Norvegia, lei è in Norvegia per studiare problemi relativi a una moria di foche. Checco arriverà lì e i due si innamorano, diciamo così, un colpo di fulmine. Senatore, avete sistemato pure mio padre al comune e mio zio alla regione. E a te dove ti ho messo la Varugazzo? Alla provincia. Io faccio questo senatore a vita, senatore che dice che la cosa più bella della vita, più grande business, o post fis, dice sempre usa le rime, bacete. La dottoressa Sironi dovrebbe essere sulla carta la cattivissima. In effetti io la sento come la vittima della situazione perché deve soccombere all'uragano che è Cozzalone. Dottoressa Bella, per te abbiamo il sassicciotto. Come vivo, diciamo, il mio status di sex symbol? Spesso è un'arma a doppio taglio perché ti valutano solo per la bellezza e non per quello che hai dentro. Però ti ci abitui. Hai condotto una vita misera. Hai pensato solo ai tuoi privilegi. Fuoco!